Enrico Bartolini, ristorante Devero, Cavenago di Brianza. Abbiamo preparato una melanzana moderna alla brace, quindi cotta alla brace intera, ridotta in crema, senza ossidazione, con un unico ingrediente trasformato in un sapore concentrato, ricostruendo una piccola melanzana. Quindi due semisfere di crema unite, tuffate in una gelatina ottenuta dalla pelle, e si ottiene un boccone cremoso che sa di melanzana alla brace, quindi una cucina classica contemporanea. Un altro piatto che abbiamo proposto per taste è patata uova e uova, il nostro amuse bouche al ristorante da più di 4 anni ed è un'emulsione di patate all'olio e sopra, come il dripping di Marchesi, si schizzano tanti ingredienti accentuando la sapidità e l'acidità, quindi capperi, limone, uovo montato come uno zabaione, quasi fare una bernese, e le uova di salmone selvaggio concluse con dell'olio buono. I piatti sono qualcosa di piacevole da mangiare, sono fatti da persone che hanno un'esperienza e una conoscenza. L'insieme e l'equilibrio dell'esperienza e dello spirito di squadra che c'è in un ristorante si ottiene un buon risultato. Ma noi non siamo produttori di piatti, siamo ristoratori, siamo cuochi e quindi l'esperienza che il cliente prova è a partire dall'accoglienza generale. Non è che si va in un posto per mangiare un singolo piatto, ma il piatto può essere attraente per vivere quell'esperienza che si apre a qualcosa di più di un semplice piatto. Quindi l'educazione, il sorriso, il saper dare il benvenuto, un buon arredamento, una bella vista sul lago, sul mare o addirittura no, ma compensato da qualcos'altro, tutto indispensabile, incluso la scelta di un buon vino. La costruzione di un piatto è qualcosa di quasi scientifico, mirato a quello. Non è tutto. Quello che volevo dire è che noi non facciamo una vita per trovare il piatto migliore, ma si cercano tanti piatti eccellenti, possibilmente migliori di quelli fatti prima, inseriti in un contesto che si chiama ristorante. Io credo che il cuoco vive mediamente a 28 gradi come batteri, in un ambiente caldo umido. Quindi da questo principio il primo impegno dovrebbe essere di stare a una temperatura più civile, di avere buoni rapporti con la famiglia e costruire una squadra dove si lavora, non un gruppo, perché i gruppi sono, cioè, possiamo parlare il gregge, ecco. Siamo una squadra, ci deve essere complicità, comprensione e le figure che diventano leader di questa squadra devono saper coordinare e sopportare le continue lamentele di tutti, perché si lavora tanto, si riscuote poco e quindi ci vuole uno spirito che miri a degli obiettivi. Il primo obiettivo è quello di far star bene gli ospiti. Se fossi arrogante, probabilmente i miei ospiti lo percepirebbero come elemento negativo e avrei sbagliato mestiere.